un paese sempre più diviso, in cui gli interessi vengono visti contrapposti, invece non c'è un'idea di come si ridistribuisce la ricchezza, quindi come si fanno operazioni fiscali di ridistribuzione, come si ridistribuisce il lavoro che non può essere concentrato solo in alcuni punti e come se la necessità di creare lavoro è una necessità che riguarda dal nord al sud tutte le zone e che bisogna costruirlo sul patrimonio che il nostro paese ha, che è un patrimonio fatto di territorio, fatto di impresa che è troppo piccola e deve crescere dimensionalmente, deve capitalizzarsi, che è fatto di turismo che non può essere organizzato sul fai da te ma deve essere pensato industrialmente e rispettosamente del nostro territorio. Ci sarebbero una quantità straordinaria di cose da fare e bisogna da questo punto di vista che si cominci a farle a partire dall'intervento pubblico e collegando a sé l'intervento privato, ma appunto non pensando che basta investire da una parte e questo risolve il problema del paese. Bisogna intanto ridurre le divisioni che ci sono. Io credo che questa sia la responsabilità della lunga stagione di governi che non hanno contrastato la crisi, che hanno pensato che bastasse lanciare slogan sulla riduzione delle tasse per affrontare i problemi e che hanno buttato, come dire, risorse che non sono invece andate al lavoro, e credo che la responsabilità è oggettiva, non a caso come dire, la difficoltà è sempre più evidente. Ciò che però non bisogna mai dimenticarsi è che siccome ci sono delle cose che si possono fare, bisogna ogni giorno indicare e cominciare a farle.